Ben ritrovati dalla prima alla terza Repubblica, come sta cambiando la politica nel Mezzogiorno, di questo parleremo stasera con Enzo Venezia, storico esponente della DC e storico sindaco della città di Avellino, ben ritrovato. Storico sindaco intanto perché è stato tra i più popolari, non soltanto per i voti ottenuti ma anche perché lei è rimasto sostanzialmente nel cuore dei cittadini avellinesi. Ecco, le chiederei subito perché oggi molti sembrano sentire quasi una nostalgia dei politici della Prima Repubblica. Perché, secondo lei? Ma vedo che non c'è amore per la città e per il cittadino. Non c'è capacità di individuare soluzioni ai problemi che vive la comunità. E poi vedo che sono a volte persone che, non avendo conoscenze amministrative, non hanno la capacità di analizzare i problemi e trovare le soluzioni. Per cui il cittadino si sente abbandonato e, sentendosi abbandonato, si allontana sempre di più dalla politica e non si sente protetto dalla pubblica amministrazione. Indubbiamente oggi i partiti sono in crisi, dalla Lega ai 5 Stelle. Secondo lei la nuova classe dirigente del Mezzogiorno come si sta comportando? Insomma, come le appare? Io vedo che c'è proprio un'assenza di classe dirigente. Il Mezzogiorno conta sempre di meno nel contesto nazionale. Non abbiamo più voce, i nostri problemi sono, per così dire, trascurati se non abbandonati. Noi stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, di grande disagio. Il nostro futuro e il futuro delle nuove generazioni è diventato molto incerto. Quindi è pessimista da questo punto di vista? Io prima, insomma, c'è anche qualche delusione. A qualche delusione mi ribellavo, adesso mi accorgo che c'è rassegnazione, da parte mia c'è anche rassegnazione. Ecco, ma secondo lei c'è poca attenzione effettivamente da parte del governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno? Mezzogiorno che è stato spesso dimenticato anche dai governi precedenti. Stavolta ci sono delle promesse fatte in campagna elettorale. Vedo che le promesse ci sono, ma mi accorgo che ci sono difficoltà a tener conto di quello che è stato proposto per risolvere alcuni problemi. E alcuni problemi che sono propri del Mezzogiorno non vedo né ipotesi né probabili soluzioni. E poi il Mezzogiorno non ha più classe dirigente. La classe dirigente è quella che sa difendere il proprio territorio e sa far valere i diritti di quel territorio. Il Mezzogiorno non ha più classe dirigente. Ecco, si è parlato in passato di demitismo, lei, come dicevo, è stato protagonista degli anni d'oro della DC. Che questa sorta di fenomeno, che riflessi ha avuto sulla vita politica e economica del Mezzogiorno? Beh, bisogna dare atto a Demita che inventava, costruiva, accompagnava la costruzione di una classe dirigente. Bisogna dargli atto che lui è stato segretario nazionale della Democrazia Cristiana, un incarico di grande prestigio, e presidente del Consiglio. E a lui bisogna dare atto che, insomma, costruì anche i Magnifici Sette, che sono diventati classe dirigente. Bisogna anche dire che Demita è il dopo Demita e il dopo Magnifici Sette, non c'è più. Quindi c'è anche la responsabilità di non aver saputo o voluto costruire nuova classe dirigente. Ecco, uno degli allievi, possiamo definire così, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, anche se non è ovviamente più giovanissimo, ha deciso di scendere in campo, di sfidare De Luca per le prossime regionali. Insomma, questa sfida di Mastella, lei come l'ha vista? Frequento anche un po' Benevento, qualche volta, insomma, qualche passeggiatina mi piace, perché vedo la mia città sempre più abbandonata, invece vedo Benevento più accogliente, c'è un centro storico, c'è una città, che una vivibilità che si contraddistingue, e quindi uno vuole anche vederla e viverla. Però bisogna anche dire a Clemente, che sta lavorando bene, che vedo una città anche migliorata dal punto di vista della soluzione dei problemi. E poi, insomma,
ho avuto anche un successo insomma, che uno non si aspettava, per cui Clemente Mastella come candidato alle regionali per il centro-sinistra sarà un vero problema, perché il consenso che ha avuto alle comunali, il consenso che ha avuto anche alle provinciali è di tutto rispetto in una provincia come Benevento, e quindi vedo che viene visto come un riferimento. Insomma, il centro-sinistra si deve organizzare se vuole avere ancora un riferimento sul piano regionale. Ecco, ma secondo lei, alla luce della sua esperienza, perché tra Avellino e Benevento non si è creato un asse per rilanciare in qualche modo lo sviluppo delle zone interne in alternativa alle zone costiere, all'asse invece Napoli-Salerno? Proprio perché non c'è stata classe dirigente. Chi è classe dirigente anche qui in provincia di Avellino ha tentato e sta tentando sempre di più di trovare una convivenza con le realtà della fascia costiera, che in fondo non portano risultati ai problemi di queste zone interne ed anche della provincia di Avellino. E poi non c'è grande solidarietà tra la classe dirigente irpina e quella beneventana. Questo dimostra che noi, essendo due province piccole, contiamo anche dal punto di vista politico e numerico molto poco, per cui siamo ben poca cosa sul piano regionale. Chi rappresenta le zone costiere finisce col prevalere e risolvere i problemi delle zone costiere, non i problemi delle zone interne. Ma secondo lei il governo De Luca è stato attento ai problemi delle zone interne, perché non mancano le proteste ad esempio su sanità e trasporti, anche sui rifiuti per la verità? Ma io avevo pensato e avevo immaginato che il sindaco di Salerno, che esprime un giudizio positivo sulla sua attività amministrativa nella città di Salerno, potesse poi trasferire questo suo impegno, questa sua capacità, questa sua determinazione anche nel risolvere i problemi della regione e all'interno della regione risolvere i problemi anche delle zone interne. Ma mi accorgo che sia Benevento e sia Avellino, ma soprattutto Avellino, perché io sono figlio di questa terra, ben poca cosa ricevono dalla regione Campania. Vivono molte difficoltà e credo che anche da un punto di vista numerico, dentro il Consiglio regionale, noi che numericamente siamo ben poca cosa, abbiamo il dovere di far prevalere e di dimostrare che siamo classe dirigente e che abbiamo bisogno di risolvere i nostri problemi. I nostri problemi sono completamente abbandonati, tanto è vero che la delusione si sta trasformando e si è trasformata in rassegnazione, non solo presso la mia persona, ma anche da parte di molti cittadini che vedo. Sentimento collettivo. Un sentimento molto diffuso nella comunità irpina. Ecco, intanto Avellino è stata al centro di uno scontro politico tra Milano, il sindaco di Milano, Sala, e il vice premier Di Maio, che come è noto è solo nato però ad Avellino, per quanto riguarda appunto la chiusura dei negozi la domenica. In un reportage sul Venerdì di Repubblica, a cui lei ha rilasciato un'intervista, Avellino è stata dipinta come una regina decaduta. È davvero così? Avellino, devo essere sincero, l'ho detto già così in qualche battuta che ho fatto prima, Avellino vedo una rassegnazione, ma anche vedo una incapacità a risolvere i problemi e ad affrontarli. E da alcuni anni i nostri problemi erano quelli di circa 20 anni fa e sono rimasti i problemi di 20 anni fa. Le soluzioni non ci sono. Questa comunità è completamente abbandonata, non si sente più rappresentata. Il sindaco, per essere sindaco e riconosciuto, si deve avere la capacità di essere, come amo dire io, in sintonia col sentimento popolare. Il cittadino si deve sentire protagonista quando vede il sindaco, perché vede nel sindaco una persona che sa risolvere i problemi e la sa rappresentare il cittadino e sa rappresentare la comunità dentro le istituzioni, non solo provinciali ma anche regionali e nazionali. Insomma, Avellino, mi permetto di dire, sta morendo e dobbiamo avere un sussulto per tentare di rigenerarla e farla essere una città che sia rispettata dentro il contesto regionale e nazionale. Noi, la nostra classe dirigente, è ben poca cosa sia sul piano regionale che sul piano nazionale. Ecco, lei è stato sindaco in una fase difficile di rinascita dal dopo terremoto, la ricostruzione è stata secondo lei un'occasione mancata?
La ricostruzione ha avuto un momento di grande fervore da un punto di vista anche amministrativo e anche della capacità che bisognava avere per tentare di operare la ricostruzione e offrire la ricostruzione. I finanziamenti ci sono stati, la ricostruzione di gran parte del nostro territorio c'è stato, ma in fondo l'altro errore o l'errore che è stato fatto è che gran parte della ricostruzione è stata fatta, ma molti sono andati via ad Avellino, per cui le nuove generazioni non sono più avellinesi, ormai sono fuori da questo contesto e da questa città. E noi stiamo diventando sempre più vecchi, perché nella media non ci sono più i giovani che aiutano la media. Certo. Siamo sempre più vecchi, se non addirittura antichi. Ecco, lei parlando di Avellino ha detto qui sono tutti sani ma non stanno bene, insomma sembra quasi una contraddizione. Ma se fai una passeggiata per il corso anche nel resto del contesto provinciale, ma soprattutto nella città di Avellino, ti accorgi che i problemi ci sono molti lamenti, ci sono molti problemi che non vengono affrontati. Il cittadino vive una condizione di grande disagio, di grande difficoltà. Io mi accorgo che il quotidiano insomma, è diventato un problema. Molti cittadini fanno fatica a vivere anche la quotidianità perché il costo della vita è molto elevato e noi non abbiamo dato una possibilità ai nostri giovani e anche alle nostre famiglie di costruire un futuro più tranquillo. Insomma, c'è una sorta di abbandono, ma c'è anche una sorta di così di incapacità da parte della classe dirigente ad offrire una speranza e un sogno alle nostre generazioni. Il sogno e la speranza sono il lavoro e il lavoro va offerto dentro la propria comunità, dentro il proprio territorio. Qui i nostri giovani vanno fuori da questa regione e molto spesso, oltre ad andare nel nord Italia, ma se ne vanno addirittura all'estero e quindi noi non abbiamo più speranza, stiamo perdendo la speranza. Ecco, dal punto di vista amministrativo, lei che giudizio dà di questo governo del cambiamento che è durato appena 5 mesi con i 5 Stelle? Io, se fossi stato nel sindaco Ciampi, avendo visto che non c'erano i numeri per governare, c'era anche una difficoltà a costruire i numeri, perché in politica i numeri sono importanti, e quindi lui ha voluto tentare di andare comunque avanti, ma se non ci sono i numeri non puoi andare avanti, devi sapere comprendere che dovevi costruire una maggioranza, perché una maggioranza ti aiuta anche a realizzare le condizioni per affrontare i problemi, perché quando vai in consiglio comunale e per alzata di mano si approvano i provvedimenti hanno bisogno di una maggioranza, la maggioranza non c'è. C'è stata un po' di così di mancata esperienza e la mancata esperienza molte volte duole, crea problemi. Per amministrare bisogna conoscere la macchina amministrativa e per conoscere la macchina amministrativa, caro direttore, ci vuole un po' di tempo. Per fare l'assessore bisogna sapere essere anche buoni consiglieri comunali e per essere sindaci bisogna sapere essere buoni consiglieri comunali e a volte anche buoni assessori, altrimenti il sindaco diventa difficile, problematico farlo, perché deve saper coordinare ma deve anche saper capire come cammina la macchina per tentare di guidarla verso un orizzonte positivo e possibile. Certo, ma intanto lei che significato ha dato al voto ai 5 Stelle? Perché è stato detto che Avellino ha scelto un voto contro il sistema, contro i vecchi partiti. Il vecchio gruppo dirigente, diciamo, pur avendo vinto numericamente, quindi avendo in prima battuta conquistato un numero considerevole di consiglieri comunali, però poi al ballottaggio e anche nel voto disgiunto 5 Stelle ha avuto un riscontro elettorale non secondario. Però molti hanno votato 5 Stelle non tanto per esprimere un voto a favore di 5 Stelle, parlo di alcuni, ma hanno votato contro e per votare contro hanno votato 5 Stelle. Ve ne dovete andare e io per potermi permettere il piacere di mandarvi via, voto chi vi può mandare via e hanno votato 5 Stelle. Ma mi accorgo negli ultimi tempi che chi ha votato per questa ragione si sta riconsiderando le ragioni di questo voto,
per cui non so alle prossime elezioni cosa potrà accadere. Ecco, tra l'altro avremo europee e amministrative insieme, non inciderà secondo lei anche il voto delle ultime politiche dove appunto i 5 Stelle hanno fatto praticamente cappotto in tutte le province? Credo proprio di sì, perché insomma non è che 5 Stelle può sempre dire la responsabilità è di chi ha amministrato e di chi ha governato prima di noi. E il tempo sta passando, devi anche tu dimostrare come vuoi governare e quali sono le diversità e le novità che tu vuoi offrire alla comunità e quindi all'elettore. Basta col dire ma noi abbiamo ereditato, ma tutti gli amministratori ereditano e alla fine però nel tempo devi dimostrare di saper risolvere i problemi e loro hanno tutta la classe dirigente parlamentare presente in questa provincia dei 5 Stelle. Insomma, non è più possibile nascondersi, bisogna saper dimostrare di essere classe dirigente e di essere capaci, ripeto, di risolvere problemi. Perché secondo lei c'è anche un Sud che vota Lega? E sempre per questa ragione che spiegavo in parte precedentemente, che alla fine il cittadino si sente abbandonato, si sente trascurato e vota Lega perché vuole il cambiamento. E pur sapendo che la Lega è una realtà che è nata più per rappresentare il Nord che il Sud e quindi farà fatica a governare anche il Sud della Lega. E quindi, però insomma, è un voto anche di protesta quello. Però ha un valore più politico, invece quello di 5 Stelle è più di protesta. Lei intanto oggi a quale partito fa riferimento? Io appartengo al partito della città di Avellino e della provincia di Avellino. Io ormai mi accorgo di non avere più partito, perché il mio partito sono i cittadini avellinesi, perché insomma, mi accorgo che i partiti non ci sono più, stanno correndo il rischio di trascurare tutto, di non essere capaci di offrire una proposta convincente e anche seria all'elettorato e quindi al cittadino. E quindi non a caso la rassegnazione. Sono, per così dire, cittadino di Avellino, ma il mio partito, ripeto, sono gli avellinesi. Deluso dal PD allora? Abbastanza deluso, perché è diviso per bande, c'è guerriglia continua, non c'è possibilità di un confronto serio, pacato, ma anche per risolvere e tentare di affrontare come partito i problemi della comunità. Insomma, ognuno pensa come tentare di difendere quello che ha e come fare per tentare di conquistare uno spazio, per così dire, istituzionale o politico. E questo non è possibile. Bisogna saper offrire una ipotesi di cambiamento di questa provincia, di questa comunità, e poi se puoi anche rappresentare quello che dici perché hai vinto, beh, è giusto, chi vince poi deve anche rappresentare dentro le istituzioni la propria comunità e anche la soddisfazione di essere o consigliere regionale o parlamentare o sindaco di una comunità, altrimenti dici solo parole, le parole molte volte non sono rappresentativi di una volontà, ma solo di un'ambizione. Ecco, eppure il PD era nato con un progetto ambizioso, mettere insieme due culture, quella democristiana, appunto, a cui lei faceva riferimento, e quella di sinistra. Perché è fallito questo progetto? C'è stato un po' di conflittualità, un po', parecchia conflittualità all'interno del partito, ma poi i conflitti hanno, per così dire, creato una condizione di continuo guerreggiare dentro un partito che in fondo non ci vediamo nemmeno più, non c'è nemmeno la possibilità di una discussione franca fra di noi. Via Tagliamento, che era una sede storica di un grande partito che è stato quello della Democrazia Cristiana, mi sembra che sopravvive, ma il partito non c'è più, il PD a Via Tagliamento credo che sia assente. Ecco, gli viene nostalgia in qualche modo dell'ADC a questo punto? Ma io sono democristiano,
resto democristiano e morirò democristiano. Scelgo, ho scelto qualche partito perché, insomma, nella vita politica, nella vita di una comunità, devi anche scegliere chi può rappresentare qualche tua idea e chi può rappresentare un futuro per te stesso e per i tuoi figli. Ma mi accorgo che il futuro è diventato così incerto che forse se avessi un'età più giovane, confesso, che sarei tentato di andare via da Avellino. Ecco, intanto Avellino andrà verso il voto, se le chiederanno di tornare ci penserà, che cosa farà da Venezia? Io confesso una cosa, che insomma ricevo molte sollecitazioni, questo mi fa piacere perché mi riconoscono di aver dato qualcosa a questa città, di averla amata, perché quando il sindaco fa il sindaco, gira nei quartieri, nelle frazioni, passeggia per le strade della città e alla fine vieni riconosciuto. E io, come ho detto in questa intervista, in queste battute che ho fatto a Repubblica, ho detto che io la mattina quando ero sindaco, oltre a ricevere la gente già a casa, giravo per i quartieri, andavo a prendere i caffè e qualcuno mi chiedeva come mai il sindaco da queste parti. Mi sono trovato di passaggio, ho desiderio di un caffè, ma in fondo io ero andato più per ascoltare, per capire, perché ascoltando e comprendendo i bisogni della gente tu puoi offrire soluzioni. E andavi al comune e convocavo giunta, convocavo i dirigenti, perché bisognava dare delle soluzioni. E una volta alla settimana io stavo a Napoli per incontrare assessori, dirigenti, perché i finanziamenti dovevano essere necessari per risolvere i problemi, perché tu puoi anche avere una bella idea, ma se l'idea non è confortata anche da un finanziamento non puoi risolvere nessun problema, l'idea diventa solo astratta, non si concretizza in un'opera pubblica, e questo va fatto. E quindi, perché il sindaco più che amministrare deve amministrare, ma per poter amministrare deve coordinare la squadra, deve saper scegliere gli assessori, deve avere anche la fortuna di avere consiglieri comunali che non pensino a risolvere i loro problemi personali, ma a risolvere i problemi della comunità, della città che tu amministri. Invece qui prevalgono solo ambizioni personali, da parte non dico di tutti, non vorrei essere presuntuoso. C'è stata anche scarsa qualità, però, mi pare, nelle... Gran parte pensa più come fare per ritornare, perché alla fine la pubblica amministrazione serve anche per vivere un po' meglio. C'è stata scarsa qualità, dicevo, nelle candidature. I partiti hanno puntato più spesso sui portatori di voti, i cosiddetti portatori di voti, e non su personaggi di qualità che casomai sono meno popolari ma più efficaci dal punto di vista della guida amministrativa. La politica deve saper conciliare, individuare persone capaci e intelligenti che abbiano idee e che attraverso queste idee costruiscono anche il consenso, e sapere anche mettere dentro la squadra qualcuno che sa anche fare voti. Insomma, bisogna essere un po' democristiani, bisogna essere intelligenti, ma anche a volte saper conquistare il consenso. Della selezione della classe dirigente sicuramente i partiti hanno fallito negli ultimi tempi. Così si fa selezione di classe. Io ricordo che quando sono stato candidato consigliere comunale, feci un primo intervento, andò bene, mi diedero una delega. Per fare l'assessore dovetti aspettare 5 anni, per fare il sindaco dovetti aspettare più di 10 anni, perché dovetti dimostrare di avere qualche qualità per poter fare il sindaco. E poi mi è andata bene, poi sai, quando poi hai un grande successo le inviti e anche i colpi arrivano, per cui fui costretto anche alle dimissioni. I 5.000 voti, insomma, furono la sua condanna. Furono la mia condanna, perché ebbi un Mister 5.000, mi chiamarono, e come ha detto così la Repubblica, e quello fu un elemento che mi portò ad avere una serie di, così, di conflitti interni che mi portarono poi a lasciare la pubblica amministrazione e quindi a tentare altre strade. Ho fatto anche io errori, per l'amor di Dio, ma sono e resto democristiano. Bene, c'è sempre molta saggezza e tanta esperienza nelle parole di Enzo Venezia, sindaco storico della città di Avellino, che ringraziamo per questa intervista. Grazie in regia ad Orlando Matarazzo, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci.